T-minus 10, 9, 8. We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. Houston! Chiamo base Houston! Giovanotti, pilota Joe, chiama base Houston. Mi sentite? Rispondete! Ragazzi, Jova Moon Party! Questa praticamente è Radio Jova Moon, giusto? Radio Jova Moon, la chiamiamo così solamente per una puntata. Puntata speciale di Radio Jova Beach per l'app, per i detentori di app e per gli iscritti, che sono tantissimi, siamo centinaia di miliardi e sparsi per l'universo. Io sono Lorenzo e oggi abbiamo deciso di intraprendere un viaggio spaziale alla scoperta di Lorenzo sulla Luna, di quest'album che è stato da poco pubblicato ed è un vero e proprio album, nel senso che è un po' una lapide messa su un mondo che è quello degli album, perché l'album è probabilmente un formato in via di estinzione, nel senso che noi siamo cresciuti con l'idea di 45 giri e poi a un certo punto si è affermata l'idea di album, che ha preso ancora più corpo con l'imporsi nel mercato delle musicassette, oltre che degli LP e del CD in particolare, che era una forma comoda, e quindi tutti gli artisti hanno fatto dagli anni 60 in poi, si sono concentrati nella realizzazione degli album, spesso ancora più che nella realizzazione dei singoli 45 giri, che invece poi sono forse l'origine del pop, no? Della cultura pop. E, ecco, alla fine di questo percorso, perché probabilmente si tratta di essere arrivati alla fine di questo percorso, perché oggi il formato è quello dello streaming, fondamentalmente quello che tiene in vita l'industria discografica è il mercato dello streaming, no? Dell'immateriale, e quindi l'album è una forma destinata a, non dico a scomparire, ma a diventare un po' come il cavallo, no? Il cavallo, esistono ancora i cavalli, ma non è che vai a lavorare col cavallo, no? O che vai a scuola col cavallo. A scuola ci vai con la metropolitana, col motorino, a volte neanche ci vai in internet, no? E però no, questo non ha eliminato del tutto l'esistenza dei cavalli, però diciamo che non è più il mezzo di trasporto principale dell'uomo moderno, e in questo stesso modo probabilmente la forma album è destinata un po' non dico ahimè, a scomparire, basta, come le cose che nascono e scompaiono. Ci troveremo nuovi stimoli per fare musica. Io poi in realtà ho sempre dato molta importanza al singolo, no? Cioè al fatto che poi un album è fatto di singoli, è fatto di pezzi, no? Non ho mai concepito l'idea del concept album nella mia carriera. Ci sono dei concept album fondamentali, non so, penso a The Wall, no? Che è un concept album dei Pink Floyd. Oppure quali sono i concept album? De André, quello No all'amore, nel denaro, nel cielo. Oppure Una buona novella, quello è un concept album. Oppure Burattino senza fili, no? È un concept album. No, tu fresco mi dici White Album. No, White Album non è un vero concept album, nel senso che è un concept album a posteriori. Loro hanno fatto, sono stati in studio, hanno fatto quei pezzi e poi alla fine l'hanno rinchiusi in questo disco senza titolo, come se fosse un disco senza concept, ma proprio in quanto senza concept concettuale, in questo senso, un'opera d'arte contemporanea. Quali altri sono i concept album? Vediamo, dai, tirate fuori dei concept album, ragazzi. Ce n'è una cifra, adesso ne ho detti un po', però insomma, no, ma veniamo a noi, questa è Radio Jova Beach, in particolare Radio Moon Beach, parti, Radio Jova Moon, sì, per oggi. Io sono Lorenzo e mi fa piacere essere qui per parlarvi di questo disco, che dicevo è un po' una specie di epitafio, no? All'idea di album, perché è proprio un album questo, cioè non è, infatti non abbiamo dato singoli alle radio, è proprio un album, non, ed è anche un po' un concept album, anzi è un concept album, e non è neanche un vero e proprio, cioè è un disco che in qualche modo si sottrae quasi a tutte le categorie, cioè cerca perlomeno, è proprio un disco di uno che aveva voglia di fare questo disco, non aveva neanche voglia di pubblicarlo, la realtà, io avevo voglia di farlo.
farlo, di registrarlo per me quasi, perché mi piaceva, no? Se stavamo lì con Fresco a suonare queste canzoni con la chitarra, e questa cosa mi piaceva, è stata una specie di valvola di decompressione che usavamo durante la progettazione di Jova Beach Party, che ci teneva fortemente sotto pressione, no? E per decomprimere quell'atmosfera suonavamo queste canzoni dedicate alla luna, che ha a che fare con la spiaggia, la luna, perché la luna è un po' la spiaggia dell'universo, no? Quando tu vedi le foto della NASA, degli astronauti, le prime foto della Luna, hai sempre la prima idea che hai è quella di una spiaggia. Sfido chiunque a non vedere in quelle impronte, su quella sabbia lì lunare, su quel terreno lunare, a non vederci qualcosa che ha a che fare con la memoria della vacanza e della sabbia. È proprio così, c'è una forte similitudine, analogia, tante analogie tra la spiaggia e la Luna, e quindi insomma The Jova Beach Party e la Luna sono in qualche modo collegate. Houston, mi sentite? Questo è il volume? Alzami un po' che non sento niente. Base Houston, potete alzarmi un po' di volume? Fantastico, così mi piace. Allora, partiamo subito con la prima canzone. Su vinile, guarda, vi faccio vedere. È qua, su vinile. Faccio sentire dimostrazione che è un vinile, anche se potrebbe essere anche ormai un file che simula il vinile, quindi non c'è più differenza, però è un vinile. È il giradischi ed è il 33 giri di Lorenzo sulla Luna, che inizia così, poi vi racconto, ascoltiamone un pezzettino. Che profumo di mare. L'originale di questa canzone è di Domenico Modugno, anche scritta da Domenico Modugno, che oltre ad essere stato uno dei più grandi voci della musica mondiale, è stato anche un grande autore di canzoni, forse il primo vero cantautore italiano, il padre dei cantautori italiani, prima di tutta la generazione poi successiva di De André, di Bennato, Lucio e compagnia bella. Modugno è stato proprio il capostipite di tutto, anche prima di Conte, è stato il capostipite di tutto quel baradan meraviglioso. Che gli vuoi dire a Modugno? Modugno è un genio, è uno dei più grandi geni dell'arte italiana, assolutamente. Figura allo stesso tempo popolare ma musicalmente raffinatissima, grande innovatore ma contemporaneamente sempre in sintonia con i gusti del pubblico del momento. Insomma, uno che ha fatto di tutto, ha scritto canzoni in dialetto, ha cantato Piange il telefono, da Piange il telefono, diciamo, uomo in frac, no? Ci sta tutto un universo dentro, è tutto importante. Questa canzone non è una delle canzoni più famose di Modugno, credo che la versione di Peppino Di Capri sia più famosa di quella di Modugno, e a me piace perché c'ha questa cosa un po' californiana, inconsapevolmente credo californiana da parte di Modugno quando l'ha scritta, ma c'ha qualcosa proprio che mi ricorda Mercoledì da Leoni, non so, c'è una malinconia,
una malinconia calda, un senso di distacco, no? C'è di fatto è una canzone malinconica perché attratta l'estate non come evento gioioso, liberatorio, allegro, ma come quel momento in cui la gioia sai che la stai per perdere, no? È presente? L'avete mai provata quella cosa, no? Che siete felici, ma sapete che siete felici in quel momento e tra un momento non lo sarete più perché ci sarà un addio, no? Qua ci sono due che camminano, insomma è una canzone bellissima. E quando sono arrivato in studio a Malibu a registrare il disco, siamo andati con Pinaxa e Riccardo Onori, che mi segue spesso ed è un partner musicale fondamentale per me, e volevo raccontare questo progetto a Rick Rubin, che è stato il produttore del disco. Lui ha sposato questo progetto, incuriosito anche dal fatto che lui non conoscesse nessuna di queste canzoni che invece in Italia sono famose, quindi per un produttore penso sia stimolante approcciare una cosa così strana, no? E lo era anche per me, perché io non ho mai fatto un disco di cover e non ho fatto neanche mai tante cover. Qualche volta mi è capitato, ma insomma non sono un uomo da cover, perché non sono un interprete, no? Un cantante tradizionale, insomma, alla Morandi o alla Laura Pausini, no? Faccio un altro mestiere. E allora, quando poi abbiamo cominciato a lavorare a questa canzone, per esempio, è stata una sfida cantarla, perché io ho cominciato a cantarla come la cantavo io, distinto, no? Ovvero con la mia voce piena, no? E adesso non so, il pezzo penso sia in sol, mi sembra che sia in sol, vediamo un po'. Sarebbe una notte di luna calante. Esatto, una notte d'amore con te. E allora, però Rick, che essendo un produttore è uno che ti porta in zone dove tu non pensi di andare, no? La forza di un grande produttore è quella, no? di spingerti verso zone dove tu magari, di spingerti fuori da quella che si chiama la zona di comfort, no? E di spingerti a scoprire delle cose di te che neanche tu sai. E allora che è successo? Che mi ha detto: prova a cantarla non sottovoce, di più, come se la cantassi all'orecchio di qualcuno, proprio come se non ti dovesse sentire nessuno. Cioè prova a cantarla come se nessuno ti dovesse sentire, ti dovesse proprio all'orecchio di lei. E allora per me non è stato facile, perché per quel timbro di voce, notte di luna, che se uno fa un po' di scuola di canto acquisisce la tecnica per cantarlo, io non ce l'ho quella tecnica, per cui l'ho improvvisata, me la sono un po' inventata, e in quell'invenzione forse nella registrazione è rimasta questo senso di precario, no? di squilibrio quasi, no? di camminare su un filo. E quindi quando poi l'ho ascoltata mi è piaciuta, mi è sembrata bella, mi è sembrato degna di poter essere una versione di questa canzone, una delle tante versioni di questa canzone. Poi dopo c'è il prossimo pezzo. Aspetta, che vediamo. Che bello il vinile, senti qua. Questa è ancora lei. Poi, esatto, prossimo pezzo è lui. Adesso non li ascoltiamo, questo più che altro facciamo due chiacchiere, una specie di podcast questo qua. Perché poi se volete ve lo ascoltate il disco. Sembra uscito da un romanzo giallo. Ma cambierò, ti cambierò. Vabbè, questa è Luna di Gianni Togni, una delle più belle canzoni italiane del Novecento, dai, diciamo, sbilanciamoci, questo è un pezzone proprio, è un pezzo che in qualsiasi epoca avrebbe spaccato, è un pezzo bellissimo al quale molti hanno legato dei ricordi strepitosi, belli, di un'estate di tanti anni fa, è un pezzo dei primi anni Ottanta, una bomba proprio di canzone, una delle canzoni famosissime che inauguravano poi gli anni Ottanta italiani, che sono stati un bel decennio
perché si usciva un po' dall'angoscia della violenza politica, dei famosi anni di piombo che avevano gettato un po' l'Italia dentro un'atmosfera cupa, no? Con un po' di cupezza, perlomeno nel ricordo di molti. Poi arrivano gli anni 80, l'Italia vince i mondiali in Spagna, poi la musica cambia anche la tecnologia del coiffeur, per cui inventano le lacche, il gel, cazzo, cioè il gel è stata un'invenzione importante come la penicillina. sì, il gel era, no, perché si è passata la brillantina che ti inzaccherava tutti i capelli, no, al gel, che era proprio una cosa tecnologica, è come spalmarsi sui capelli una cosa digitale quasi, no? Era bello il gel, io lo compravo quello lì, no? E lo mettevo con tutti i capelli dritti in testa, poi le spalline, insomma tutta una serie di minchiate che però rendevano l'uomo un po' robotico, no? Un po' cyber, per cui le tinte per i capelli, poi dall'Inghilterra arrivavano i Culture Club, arrivava tutto quel mondo lì, e in Italia c'avevamo Righeira, c'avevamo Gianni Togni, c'avevamo Giuni Russo, Battiato, tutto un Alberto Camerini, i Guns Nevada, tutto un mondo rough con Self Control, tutto un mondo di musica fighissima, no? di musica eccitante, pop proprio, tra questa musica proprio si stagliava nel panorama. E che aveva fatto aveva fatto un po' invecchiare tutta la polverosità dei certi cantautori degli anni 70, no? Che nelle canzoni dovevano per forza dire qualcosa di molto importante, e invece le canzoni dovevano essere fondamentalmente liberatorie, fondamentalmente un oggetto da cantare, e non c'è niente di male in questo, anzi c'è molto di bene, e Giannino Togni, il maestro Togni, che poi ho conosciuto quest'estate di persona, sfornò un po' di pezzi micidiali, specialmente in questo album qua dove c'era Luna, c'erano dei pezzi super super bomboni proprio, e quindi io, molto legato a questa melodia, ho provato a ricantarla molto diversa come l'aveva cantata lui. Io ho cercato proprio di eliminare qualsiasi tipo di enfasi e di farla un po' così, molto molto poco leccata, e a Rick è venuta l'idea di arrangiarla, di provare ad arrangiarla, che l'arrangiassimo un po' alla Beach Boys, no? Un po' alla, più che alla Beach Boys, farei un po' alla Monkees, che erano una band degli anni 60, che mentre i Beach Boys un po' meno rispettata dal punto di vista musicale, era un po' una band giocherellona, però poi ha lasciato dei pezzi pazzeschi. Sentite adesso i Monkees, tipo I'm a Believer, è presente quelle cose lì, quelle sono i Monkees pazzeschi, quindi tutto un mondo proprio California, pura California. C'è anche lo strumento che apre il pezzo, che adesso fa vedere se lo trovo. Aspetta, è questo qua, no? Questo si chiama clavichord ed è viene prima del clavinet, che il clavinet è molto fine anni, cioè è molto anni 70, sì, però questo qui è proprio anni 60 invece, che è il clavichord, che è poi un clavicembalo elettrico, un clavicembalo amplificato. Che figata. E in questo caso l'ha suonato il tastierista che ha suonato il clavichord, è il tastierista di quel gruppo lì, come si chiamano? I Black Crowes. Bella band. No, io un po'. Vabbè, questa è Luna. Andiamo avanti con. Ah, ecco. Questa qui, adesso poi, sentite in un pezzo. Accendi una luna nel cielo, negli occhi più stelle che puoi, e avvolgi il tuo corpo. È bella, velo. Qui Riccardino ha slegato proprio. Del chiaro di luna disteso tra noi, riempi la stanza
Vabbè, se vi incuriosisce e non avete il disco, andate a sentirvela da qualche parte anche in streaming. Questa è Accendi una luna nel cielo ed è un pezzo che lo conosciamo per la versione della, di Ornella Vanoni in un disco che io considero personalmente uno dei più bei dischi della storia della musica italiana. Forse lo metto nella top 5 degli album più belli della musica di tutti i tempi italiana, e, che è La voglia, la pazzia, no? Quel disco che lei ha fatto insieme a dei grossi calibri davvero dell'epoca e di sempre, Vinicius de Moraes, Tocchino e i testi italiani di Sergio Bardotti. Questi tre personaggi sono veramente storici, perché Vinicius de Moraes è un poeta brasiliano molto, molto colto e contemporaneamente molto popolare, un po' in questo senso si avvicina per certi versi allo spirito di quegli anni dei grandi Modugno, di questi qui, ovvero di essere contemporaneamente colti, no? Eruditi musicalmente e anche da un punto di vista letterario, però anche molto, molto popolari, cioè una musica che doveva arrivare il più possibile a tutti, perché doveva in qualche modo aveva a che fare proprio col progresso dell'umanità, anche proprio con le emozioni che poi fanno vivere meglio le persone di tutti i generi. E poi c'è Tocchino, che era molto giovane all'epoca, un genio, un chitarrista formidabile, uno dei più grandi, anche grande artista proprio, e Sergio Bardotti, che era un italiano che ha scritto tanti testi della musica italiana, tra i più belli, un fuoriclasse tra i parolieri. E io l'ho conosciuto quando lui era già abbastanza avanti con l'età e io ero un ragazzino che partecipava a Fantastico di Pippo Baudo, e lui era dentro il team degli autori di Fantastico, e ci affezionammo, dimostrò molto affetto nei miei confronti, era molto, sempre stato molto gentile con me e anche molto affettuoso. Mi ricordo di Sergio Bardotti quando uscì Lorenzo 92, e andai a fare un'intervista a Radio Dimensione Suono, RDS all'epoca si chiamava ancora Radio Dimensione Suono a Roma, e lui lo incontrai per le scale perché era lì dalle parti della Rai. Allora ci abbracciammo e lui mi disse: la rima Italia Balia è una bomba, e mi baciò e io pensavo, perché era una rima che c'era dentro un pezzo, si chiamava il rap, che io dicevo Italia Balia, cioè facevo questa rima tra Italia e Balia, e lui mi disse: la rima Italia Balia è una bomba. E non è facile infatti rimare con Italia, no? E però io non sapevo che era una bomba, m'era venuta, e però mi fece molto piacere, insomma, era Sergio Bardotti, è quello che ha scritto dei testi di canzoni di una bellezza incomparabile. Vabbè, e quindi quel disco lì, ascoltatelo se vi cade. Questo cos'è sottofondo? Questo è un pezzo di Jovanotti, di uno spettacolo che è andato. Ma io, guarda, secondo me, io sapete che tendo ad essere democratico, ma se a qualcuno non piace questo disco vuol dire che proprio non ci ha capito niente. Della vita non ci ha capito niente, ve lo dico proprio, cioè niente proprio. Niente. È troppo bella sta roba, ragazzi, che cazzo! Cioè, siamo seri, su, diciamoci le cose. Senti che sound. Senti come si apre. Non ti può non piacere, a meno che non sei sordo di proprio da un orecchio, dall'orecchio del cuore, cioè se non hai un orecchio nel cuore. Cazzo. Anzi, facciamo così, proprio secondo me il mondo si divide, l'umanità si divide in due generi, quelli che che impazziscono per questa roba e quelli che proprio non la riescono a capire, perché stanno proprio inariditi, sono inariditi. Che cosa ci avete nel cuore? Un sasso! Posso viaggiare nel tempo? Sto scherzando, naturalmente, qua si offendono tutti, ormai siamo in un mondo dove qualsiasi cosa... Houston, io ci resto qui sulla luna, siamo qua, si offendono tutti, ma si può vivere in un mondo dove qualsiasi minchiata dici qualcuno si offende, c'è qualcuno che si offende, ma si può, ma non si può. Secondo me non salato di un sole rosso, questa è
come si chiama? Luna di Città d'Agosto, questo è un pezzo mio, che forse anche addirittura uno dei primi pezzi che ho firmato completamente da solo, proprio perché l'ho scritto completamente da solo, aiutato da Domenico Modugno, perché mi ero basato, non c'era, su Domenico Modugno era appena deceduto, proprio voi non ci crederete, ma io questa canzone l'ho scritta il giorno in cui è morto Domenico Modugno, e lui era morto e l'ho sentito al telegiornale, ho telefonato a un mio amico che si chiama Michele Truglio e che suona bene la chitarra, in particolare suona bene la chitarra con quegli accordini, quelli un po', quelli, capito, da localino malfamato, no? Quindi, allora gli ho detto Michele, ma mi dici che accordi fa? Perché all'epoca non è che c'era internet, che andavi a cercare gli accordi, no, di un pezzo, e io non ero abbastanza dentro alla musica suonata per poter tirare giù gli accordi da solo, e quindi ho detto Michele, mi dici gli accordi di Vecchio Frac di Domenico Modugno, che è morto Modugno, avevo voglia di girare su quel pezzo lì, così per rendergli omaggio tra me e me, tra me e lui, anzi io ero a Milano in quel momento, era agosto, e lui mi ha detto allora sì, mi ha detto il giro d'accordi delle strofe, poi io nell'inciso vado in maggiore, quindi insomma, però questa canzone l'ho scritta un po' seguendo il giro di accordi di suonando Vecchio Frac, stavo suonando Vecchio Frac, perché adesso aspetta, vediamo un po' se si sente la chitarra, così vediamo, senti Modugno fa, si spengono le lune, da bara bada bara, bada 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 bada, poi qua fa questa cosa, cioè proprio sono quelli, no? E allora io ho attaccato, capito? E sugli stessi accordi, luna di città d'agosto, che sembri solamente mia, in questo asfalto posto con la gente che se n'è andata via, eccetera, che non sono, non è la stessa canzone, per cui insomma, sapete che non esiste il plagio in musica, no? Nel senso che gli accordi delle canzoni sono sempre gli stessi, cioè sullo stesso giro di accordi si possono scrivere 500 canzoni, basta che dentro ognuna abbia un'autenticità sua, no? un'urgenza sua, quindi quando fanno quei giochetti delle canzoni, questa è copiata da quello, non dovete crederci fino in fondo, perché è sempre un po' pretestuosa, no? L'accusa di plagio, a meno che non ci sia palesemente questa cosa, ma anche palesemente non è mai chiara, non è mai ognuno aggiunge ad una tradizione, ad un patrimonio qualcosa di suo. Se non aggiunge qualcosa di suo non è un plagio, è semplicemente brutta la roba, cioè non funziona. Comunque dicevo, luna di città d'agosto, c'è questa frase che dico, in questo asfalto posto, no? Che io l'ho messa dentro lì e ho tentato di cambiarla fino in fondo, però asfalto posto, perché sarebbe in questo asfalto posto, asfalto non è un aggettivo, no? Asfalto è un sostantivo, quindi ho messo due sostantivi insieme, asfalto posto, in questo asfalto virgola posto potrebbe essere, oppure in questo posto asfaltato, oppure in questo posto d'asfalto, però tutto questo non potevo dire in questo asfalto, virgola posto, cioè non potevo dire così, potevo neanche dire in questo posto asfaltato, è brutto, no? Perché posto faceva rima con agosto e quindi mi serviva posto, mi serviva chiudere il verso con posto, cioè stare lì, e quindi alla fine ho lasciato in questo asfalto posto e ce lo teniamo così, insomma, no? Va bene così. Che cosa c'è qua? Andarono in banca. Vabbè. Qua siamo in una zona pericolosa, perché qua siamo. Aspetta. Vado indietro. Scratch. Questa è l'ultima luna, anche conosciuta come la settima luna, di Lucio Aniculapo Dalla, che vuol dire Lucio The King Dalla. La settima luna. Qua io ho approcciato questa canzone in una maniera molto lontana dal modo che si usa quando si fa una cover, nel senso che non ho riascoltato l'originale di questa canzone, ma ho semplicemente ricordato a memoria il testo,
e ho eliminato dalla mia testa tutto quello che non fosse il testo e l'aspetto proprio narrativo di Lucio, cioè l'ho provata a realizzare come se fosse una canzone da cantastorie e non come se fosse una canzone quasi prog rock, che poi è un po' nell'arrangiamento di Lucio Dalla, meraviglioso, di quel disco splendido. Io ho voluto proprio usare solamente il testo del pezzo e la metrica e cantarla come se fosse una canzone mia, proprio come se avessi chiesto a Lucio un testo. Lucio, mi mandi un testo? Ce l'hai mica un testo con delle strofe, con delle ottave che si chiudono così, senza un vero e proprio ritornello? E lui mi ha mandato questo testo dall'aldilà, senza dirmi che l'aveva già pubblicato. E io ho scritto questa, l'ho cantata così. E mentre la canto la sentivo molto mia, devo dire, cioè mi sentivo molto naturale in questa cosa. Cioè non avevo per niente la sensazione di violare, sai, quando si entra nel mondo di Lucio Dalla, no? C'è sempre tutto un di Lucio Dallisti che si indignano, no? Se qualcuno tocca, però Lucio stesso era uno che se ne sbatteva il cazzo di qualsiasi tipo di sacralità musicale, no? Perché era un iconoclasta, era un meraviglioso anarchico, no? Della musica, era un uomo libero proprio, era veramente un uomo libero e quindi io l'ho fatto, ho fatto questa canzone come se fosse mia e con il desiderio quasi di fargliela ascoltare, di dire: oh Lucio, senti che ho fatto, così, aspettandomi un vaffanculo magari o un ma mi fa schifo, oppure sai che lui mi disse una volta Caruso non la sa cantare nessuno perché pensano che sia un pezzo lirico, invece è un pezzo soul, mi disse così. E dissi: oh mazza, minchia, ma Caruso, che mi dici di Caruso? E lui mi disse questo, mi disse: Caruso, difficile da cantare, non mi piacciono mai le versioni di Caruso, perché è un pezzo, pensano tutti che sia un pezzo lirico, melodrammatico, invece la strofe di Caruso sono soul, e in effetti sono soul. Gli è corsi alla stazione, ma in effetti Lucio era un cantante soul, era profondamente jazz, era profondamente black nel suo approccio, è stato forse uno dei più black, dei più neri tra i cantanti italiani, tra gli autori italiani, uno dei più soul in assoluto, senza dubbio. Vabbè, ma di Lucio Dalla potremmo parlarne all'infinito, no? Io adesso direi di girare il disco. Lato A finito, lato B sta per iniziare, amici di Jovan Moon Party, sta per iniziare il lato B. E inizia con... Questo è proprio un disco anomalo, dai, perché non è un disco di cover, è un disco di canzoni così, è un disco strano, strano. Proverò a pensarti mentre mi sorrido. Un mio amico mi ha chiesto: ma perché, che bisogno c'era di fare un'altra versione di Chiaro di Luna? E io ho detto: no, non è che non c'era bisogno, ma non c'era bisogno neanche di fare Chiaro di Luna, probabilmente. Non c'è mai, la musica non c'è mai bisogno di niente. Avevo voglia di farla perché volevo renderla ancora più minima e volevo rallentarla un po', perché dal vivo, rispetto alla versione del disco, la rallentavamo un po', Riccardino la suonava un po' più lenta e mi piaceva molto quel rallentamento che avveniva durante i concerti. Allora ho voluto riregistrarla, non era previsto che la riregistrassi. Qua ho chiesto a Jason, il pianista assistente di Rick in tante fasi dei suoi lavori, che aveva anche lavorato con Ovita, gli ho chiesto se gli andava di farmi un pianoforte molto semplice, molto minimale, quasi alla Imagine, come tipo di approccio, no? Proprio. Insieme si può andare lontanissimo. Poi Imagine c'è un piano, ce n'ha due, perché lì addirittura dal punto di vista della produzione Imagine è un capolavoro assoluto, perché all'orecchio suona molto semplice, però poi in realtà il lavoro fatto da Phil Spector e Lennon in quel pezzo lì è impressionante per qualità di idee proprio, perché ci sono per esempio due pianoforti, due bassi
che suonano insieme nello stesso, nella stessa canzone, cosa molto strana. Però l'orecchio non lo avverte, il cuore lo avverte, l'anima avverte questa cosa, ma, non, ma l'orecchio non la, non, 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 la, non, la, non la razionalizza, no? Emozioni forti come il primo giorno. E anche qui ho provato così, volevo fare un'altra versione di Chiaro di Luna, proprio ridotta proprio all'osso, proprio. Qua c'è solamente un pianoforte verticale con un eco, che è l'eco di una stanza di dove eravamo, e io che canto sottovoce. Prossimo pezzo. Ah, eccolo qua. Questo si chiama La luna piena. Come il conto a fine cena. Vedi che drive che ha sto batterista, Quanto male fa la luna piena. Houston, tutto bene? Ci sentite? Pronto, 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 qua tutto bene. Ossigeno, ossigeno. Vagone vuoto della metro. Questa canzone, nella sua versione originale pubblicata nel disco, nel primo disco da solista di Samuel, Samuel di Subsonica, Samuel di X Factor, Samuel di Samuel, Samuel di Samuel, perché poi Samuel è Samuel, insomma. Samuel può fare qualsiasi cosa, sempre Samuel rimane, sempre lui che caratterizza con la sua voce, col suo approccio un po' da folletto, no? Un po' leggerino, peserà 6 kg. Pesa come la mia bicicletta, Samuel. È vero, io ho una bicicletta che pesa come Samuel. E poi si resta. È di carbonio però la mia bicicletta, mentre lui non è di, è di carne ed ossa. Ma poca carne. E ossa finissime, secondo me ha le ossa come le cicogne, Samuel. Sai che le. Sì, sai che gli uccelli hanno le ossa vuote. Perché per volare, se no sono vuote le uccelli, le ossa che. Cioè l'osso buco dell'uccello è vuoto dentro. No, è strano che se io dico uccello qualcuno si gira come dire che cosa stai per dire? Uccello, quella cosa che vola, quell'animale volante. Non sto parlando. Io se, veramente, se tu apri un microfono e dici, vai in televisione e dici uccello! Tutti! E qualcuno si offende, dice sei sessista. No, l'uccello, quello con le ali, quello che vola. E l'uccello alle ossa vuote. Insomma, dicevo, questa canzone l'abbiamo scritta insieme. Samuel, Michele Canova. E io, Giovanotti, eravamo in studio a New York e Samuel era venuto, era passato da New York, dove io in quel periodo sostavo, ed era passato perché voleva scrivere insieme qualche canzone con me, e io ero molto contento di questa fiducia che mi aveva dato. Allora era venuto Canova, che stava producendo il disco di Samuel, e insieme abbiamo buttato giù un po' di pezzi, 5 pezzi credo di quel disco, in 2-3 giorni, molto rapidamente, come a volte succede nelle session di scrittura, quelle quando ci si trova bene, sono proprio delle favolose sveltine in cui proprio ci si diverte proprio. Ed era venuto fuori La luna piena, che nel suo disco è completamente diversa l'atmosfera. Intanto lui modula la voce, parte basso, poi va su una terza, poi va su un'ottava alta, qualcosa del genere, per cui in realtà il pezzo si sviluppa su 3 piani diversi e nelle 3 strofe, che sale di piano, sale di livello. Invece io parto subito a bomba, e questa è una scelta che abbiamo fatto in studio con Rubin, quando abbiamo, in questo caso abbiamo sentito la versione originale, per cui mi ha detto ma è un pezzo recente, ho detto sì sì, è un pezzo dell'anno scorso, ho detto quindi sentiamo com'è, perché dobbiamo andare più lontano possibile visto che è un pezzo recente, no? Per cui magari qualcuno ce l'ha anche nella memoria, che senso ha fare una cover di un pezzo appena uscito? E quindi l'abbiamo ascoltato e ci siamo spostati proprio completamente da quell'atmosfera, facendo quasi così un pezzo indie rock, no? Registrato live proprio questo qui, che le chitarre le suono io, Riccardo, e il basso Jason, e poi c'è la batteria di Chris Dave, che è un formidabile batterista, e poi insomma Pinax ha fatto la magia del mix, e poi il basso, quello che fa quello l'ho suonato io, e La luna piena che ci fa sognare. Ah, questa è questo vento che sa di lontano e che ci prende, questa è testa. Aspetta che vado indietro, eccola qua, questa è Una notte in Italia di Fossati. Ivano Fossati.
È una notte in Italia che vedi. In questo caso ci siamo molto allontanati dalla versione originale. Per far innervosire quelli che sai, quelli gli integralisti. A me piace far innervosire qualcuno ogni tanto, sì, specialmente i bacchettoni, no? Quelli che considerano le canzoni sacre. Le canzoni non sono sacre, le canzoni sono canzoni. Uno ci può fare quello che gli pare con le canzoni, sono pezzi di, sono cose leggere proprio, che uno le può modificare, le può stravolgere, gli può fare tutto quello che vuole, sono fatte apposta. Più sono belle e più è così, e più sono elastiche proprio, no? E più reggono il tempo, e reggono anche l'usura, e reggono anche la manipolazione. Quindi, siccome amo questa canzone, la versione di Fossati, questa canzone è bellissima, no? È lirica, è epica, è struggente, è misteriosa, no? È accurata, appassionata, insomma, gli aggettivi si sprecano, no? Per quella canzone mi è sempre piaciuta, e quindi mi piaceva provare a farla come se io fossi sulla luna e non sulla terra, cioè a cantarla. Ma tutto questo disco è un po' fatto così, no? Come se fosse registrato sulla luna, come se fosse registrato in un tempo diverso, in un pianeta diverso, e che non ha nessun contatto reale, no? Se non gravitazionale con il pianeta da cui dipende e il quale governa le maree, no? E quindi per questo ha ragione, no? La luna, perché la luna è misteriosa, ci sorveglia dal cielo, no? Il sole ci illumina, la luna ci sorveglia, ci guarda, è un occhio, la luna è un occhio che ti guarda e ti guarda, ma non è un faro. Il sole è un faro che ti illumina, ma la luna invece è proprio un occhio, e tu di notte vai lì e vedi proprio questa cosa che ti guarda, che ti osserva. Non sei tu a guardare lei, è lei che guarda te. Ed è sempre, non è che poi dopo che gli uomini ci sono andati lì, che ci hanno camminato, ha perso questa poesia, forse è addirittura aumentata questa poesia, perché il fatto che siamo andati lassù, non ci sono andato io, ma ci sono andati gli astronauti, però insomma in rappresentanza del all mankind, come dice il film sull'avventura dell'Apollo 11, no? Quando siamo andati lassù non abbiamo trovato un bel niente, abbiamo trovato sassi, pietre, un ambiente ostile, impossibile viverci, non c'è aria, la musica non c'è, per esempio sulla luna non puoi, se tu metti una cassa non si sente la musica, perché non essendoci l'aria non ci sono le onde sonore, non si trasmettono le onde sonore, per cui non puoi fare un party sulla luna, non puoi fare musica sulla luna, non puoi suonare, se suoni una chitarra non esce niente, o meno esce ma non si sente, all'orecchio non arriva niente. Questo penso, almeno, forse uno scienziato può confermarmi, ma ho questo sospetto. E quindi Una notte in Italia è un po' una notte sulla luna per me, in realtà, una notte in questo paese che per certi versi ci sorprende sempre, come ci sorprende sempre per la sua perché noi lo attribuiamo delle caratteristiche solari all'Italia, ma è più lunare che solare, secondo me. L'Italia è un paese di grandi malinconie, che esorcizza con quest'aria un po' svaccata, no? un pochino così, no? Un po' disincantata, no? Però poi in realtà è un paese malinconico, è un paese schiacciato dal proprio passato spesso, no? Per cui incapace proprio di, a volte, di immaginare un futuro, perché c'è troppo passato, no? E quindi è troppo condizionante questo passato spesso. E niente, sono tutte emozioni che stanno dentro questo progetto discografico che si chiama Lorenzo sulla Luna, che è un progetto, è uno spin-off proprio, no? Rispetto ai miei dischi, perché lo considero un mio disco più degli altri forse, ma meno degli altri. È più degli altri, ma è meno degli altri, ma non è uguale agli altri, cioè non è un disco che sta nella mia discografia, sta a margine della mia discografia, e per questo che mi piace, che mi fa piacere che sia uscito in questa veste anche così bella. Mi piace la copertina, mi piace la foto della statua di Bernini dentro, mi piace che sia un po' surreale l'immagine di copertina, mi piace la grafica, e mi piace come suona, e mi piace aver fatto un disco praticamente solamente con una chitarra, quasi solo con una chitarra e la voce. Questa cosa mi piace molto, e non è detto che non si debba ripetere questa esperienza, insomma tutto può succedere.
Il futuro non è scritto come il titolo di un film su Joe Strummer, no? Che ha preso in prestito una sua frase di un'intervista. Il futuro non lo sappiamo, per cui, però è bello, dopo 30 anni che faccio i dischi, avere questa sensazione che è tutto davanti a me ancora, no? Che è tutto da scrivere, tutto, che tante cose si possono fare, che le cose cambiano così in fretta, quante ancora canzoni ci sono da scrivere, da cantare. E allora a volte immergersi nel patrimonio musicale di quelli che mi hanno preceduto o accompagnato è stato un modo molto emozionante per me di relazionarmi con certi. È come entrare in casa d'altri, no? Fare una canzone d'un altro è come entrare in casa sua. La faccia della luna. Devo andare in fretta perché mi finisce la cassetta qua. Ma questo è analogico, Questa qui è La faccia della luna dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La faccia della molto diversa dalla loro versione, ma giustamente diversa. Ognuno è, se no c'è già la loro che è bellissima. Ma come fosse questa è la mia. E qui l'abbiamo interpretata come se fosse un pezzo argentino, come se fosse un pezzo quasi del folklore argentino, legandomi anche al fatto che Davide Toffolo è un grande appassionato dell'Argentina e della cumbia e della musica popolare argentina, quindi pensando a lui e pensando al fatto che questa è una canzone molto personale per lui, che parla della sua vita proprio e nella maniera in cui ne parla proprio, una canzone meravigliosa, e allora ho pensato che mi sono legato a lui a un'atmosfera che i Tre Allegri non hanno mai frequentato, che è quella della musica folk proprio argentina, Atahualpa Yupanqui, quelle robe lì, no? Mercedes Sosa e l'abbiamo fatta un po' in questa versione qua, con questo terzinato e ok, la faccia della luna, poi c'è Luna Rossa, cantata nel mio napoletano, che non è il napoletano perfetto di Murolo, è il mio, io non sono napoletano. Non sono napoletano, non voglio neanche imitare il napoletano è perfetto così com'è, però è un po' come quando uno canta in inglese con la propria pronuncia, no? È come quando Dean Martin canta le canzoni italiane con l'accento americano, no? Direi che ci sta. Anche questa canzone è una delle più belle canzoni del mondo, no? Su questo converrete con me. C'è una melodia talmente bella che tu la puoi anche. È talmente bella che ogni versione di questa canzone è bellissima. Io ho sentito una versione di Gigi D'Alessio molto bella, ho sentito una versione di Arbore molto bella, la versione di Murolo è un capolavoro assoluto, forse la più bella di tutte, c'è una versione di forse Sergio Bruni, di Angela Luce, ce ne sono di tutti i cantanti napoletani, forse anche Merola ha cantato questa canzone, l'ha cantata che tutti direi, no? A un certo punto tutti cantano questa canzone. Perché poi per uno che scrive canzoni è qua, è talmente, entri dentro al giro alla progressione di accordi di questa canzone qui e capisci proprio che qui c'è della maestria vera nell'uso proprio dei passaggi, della struttura della canzone, come si sviluppa la narrazione, c'è proprio della maestria assoluta proprio. Poi potremmo entrare nel discorso della musica napoletana, insomma, della grande canzone napoletana del Novecento e fine Ottocento, che lì entriamo in un ambito di capolavori dai quali non si riesce a scappare proprio. Tanti nel mondo identificano la musica italiana con la musica napoletana e ha ragione per certi versi, perché c'è una mole talmente grande di capolavori nella tradizione della canzone napoletana che proprio non si batte quella roba lì, secondo me. Sì, ci sono canzoni folcloristiche italiane belle, famose, ma non c'è niente di paragonabile. A Roma c'è qualcosa di bello, in Sicilia ci sono belle canzoni, a Milano, insomma, a tutte le regioni, no? Ma non si batte a Napoli è successo qualcosa di magico. C'è un libro bello, credo, di De Simone che si chiama, che parla proprio un librone in audio sulla canzone popolare napoletana, che è un bel libro, si imparano un sacco di cose da quel libro. Di che meraviglia qua, boom. E a lui...
luna rossa me parla. E qui c'è anche la magia della batteria di Chris Dave, che lui è il batterista di Mos Def, per intenderci, di Adele, cioè è uno che non ha niente a che fare con la tradizione napoletana. Ha sentito il pezzo una volta e c'è entrato dentro, che sembra che sia cresciuto a Mergellina. Senti qua, è incredibile, no? Fa questa begin con un'eleganza. Risponde tarde, che vuoi sapere. E il disco poi si chiude con una versione di un pezzo di Fred Buscaglione. Fred Buscaglione, che è Fred Buscaglione, Fred Buscaglione, per quelli della mia età, hanno ricordi in bianco e nero, quelli della mia età. Quelli più giovani di me hanno ricordi neanche in bianco e nero, hanno ricordi proprio seppiati e consumati. Però negli anni 50 e primi anni 60 è stato una rockstar mostruosa in Italia, enorme, uno che girava in Cadillac, con la Cadillac rosa, con la quale è morto. Lui è morto con un incidente stradale ai Parioli a Roma, e io ogni volta che ci passavo lì davanti, una volta il mio babbo mi disse, passando con la macchina, mi disse: qui è morto Buscaglione. E io ogni volta che ci passavo, siccome ci passavo di notte tornando dal veleno con la Vespa, tornando dalla discoteca a casa, passavo lì ogni sera e pensavo che lì c'aveva avuto l'incidente con la Cadillac rosa, e mi figuravo la scena di questo ubriaco, probabilmente perché è successo all'alba, quindi uscito chissà da un giro di night, era un grande bevitore, un grande fumatore, insomma era Fred Buscaglione, era il bad boy dell'epoca, no? Era il notorious big italiano degli anni 50, era Tupac Shakur. E quindi insomma poi ci rimase dentro in quell'incidente, lasciando un patrimonio di canzoni bellissime, tra i quali mentre la luna di lassù è questa, sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, si guarda che luna. Lui era un crooner fondamentalmente, quindi questa versione in realtà io l'ho fatta tutta diversa, fatta più, molto più intima. Lui la grida quasi, no? Lui la, guarda che luna, è come se la cantassi a tutti. Guarda che mare. Invece io qua me la sto cantando per me fondamentalmente. Guarda che mare, guarda che luna, guarda, guarda che mare. E qui io l'ho cantata e suonata in diretta io, chitarra e voce, e si sente perché è tutta un po' sbagliata, no? Però quando poi Rick l'ha ascoltato la performance ha detto: perfetta così, non tocchiamo niente, mi piace tantissimo. Vabbè, ragazzi, ci siamo sentiti, fatti due chiacchiere su questo disco che è appena uscito in vinile, tutti compagnia bella, che si chiama Lorenzo sulla Luna. Dentro il disco trovate anche un racconto scritto per raccontare un po', per dire così, per potete, cioè non è indispensabile leggerlo, anzi leggetelo solo se non ci avete altro di meglio da fare. E niente, qua c'è Fresco che ha curato la regia di questo show dalla Luna. Spero che vi sia piaciuto, e noi torniamo sulla Terra tra un po', ma rimaniamo ancora un po' sulla Luna, va bene? Grazie a tutti ragazzi, a presto, ciao ciao ciao. Yeah.